Ci siamo, la resa dei conti è vicina. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avete ben capito, siamo arrivati alla resa dei conti, perché questa è l'ultima puntata del contest dove mostrerò i vostri video. Vi anticipo che il vincitore verrà ufficialmente dichiarato l'11 novembre e le votazioni, le preferenze saranno valide fino al 31 ottobre. Quindi avete ancora qualche giorno per poter acquisire più preferenze possibili, perché vi ricordo che il premio che vi mostrerò l'11 novembre sono curioso di sentire, dice è qualcosa di unico. Non mi aspettavo sinceramente di avere la possibilità di poter mettere questo premio a disposizione, però vista tutta la buona volontà che ci avete messo per partecipare a questo contest, ve lo meritate. Ho deciso di premiarvi con un premio unico. Non voglio dilungarmi eccessivamente perché ho già dato un'occhiata a questi altri 10 video che vi mostrerò oggi in questa puntata e devo dirvi che qualcuno è veramente spettacolare. Piccolo recap su come ottenere le preferenze: vi basterà invitare i vostri amici, parenti, conoscenti, cugini, zii, tutti a darvi la preferenza, e per farlo basterà che si iscrivano al canale, battono un bel like al video che vi vede protagonisti e soprattutto, la cosa più importante, un bel commento dove vanno a indicare la preferenza, in questo caso la vostra. Quindi vanno a dire mi piace il video di... iniziamo subito a vederli. Primo video di oggi, Alessandro Doro in pista, una bella battaglia ragazzi. Lui ci indica che sta girando con una Kyosho MP10 TK2, bel tracciato, un bel po' di polvere che fa quell'effetto fumé molto carino. Ma vediamo adesso come guida Alessandro. Peccato, speravo in un'altra battaglia, ma bel video di Alessandro Doro. Passiamo subito al prossimo con un altro Alessandro, ma qui non parliamo di buggy, motore a scoppio, parliamo di... vediamolo. Oh, Traxxas TRX4, guardate come si arrampica questo modello ragazzi. Vedete il mondo degli scaler, oppure come conosciuto a livello internazionale del rock crawling, come è affascinante. A me personalmente non mi appassiona tanto praticarlo, ma vederlo è veramente bello. Bellissima arrampicata di Alessandro con il suo TRX4 verde con carrozzeria del Defender. Andiamo avanti con una vecchia conoscenza ragazzi, che però ci ha mostrato un bel video all'inizio di questo contest. Vediamo se anche questo video sarà all'altezza. Daniel Moncada. Pista in moquette, non è facile girare sulla moquette. Credo che questo tracciato sia l'ideale per modelli 1 a 10, non tanto per modelli 1 a 8, ma Daniel ha veramente un'ottima guida. Mi ricordo nel suo primo video che ci aveva mostrato come guidava il suo Traghi di casa X-Ray e ha un bel dito.
riprese da vicino con cui riusciamo a capire come questi modelli lavorano, ragazzi, perché è qualcosa di veramente incredibile. Adesso si ritorna dal palco. Ah, ho parlato, ragazzi, mi stavo complimentando per la guida di Daniel, ma all'ultimo chiude il video con un errore e devo dire che ci sta. Passiamo subito con il prossimo, ma qui prima ci tengo a fare una premessa. Questo è un video che per me ha veramente un alto valore affettivo, perché mi vede protagonista anche a me. Ma il vero protagonista è solo uno, un mio carissimo amico David Loppini. In questo video, ragazzi, ci troviamo al campionato europeo nel lontano 2012, categoria 1 a 10 touring con motorizzazione a scoppio, presso l'impianto di Cassino, quindi il mini autodromo Lamberto Collari, dove, come vi dicevo, nel 2012 si è svolto il campionato europeo. Purtroppo, con tanta amarezza, questo campionato europeo per noi, dove io ero il meccanico di David, ci ha lasciato veramente con l'amaro in bocca, perché durante la semifinale, non vi dico quello che è successo, si è rotta la molla del serbatoio, anzi la molla del serbatoio ha scavallato la sua sede e quindi il tappo rimaneva aperto, e questo ci ha portato al ritiro. Un vero peccato, perché David in quell'europeo era un protagonista assoluto. Infatti adesso vi mostro la qualifica che momentaneamente ci aveva regalato la pole position del campionato europeo, che poi alla fine dei conti ci ha dato un quarto posto finale dopo le qualifiche. Beh, che dire, niente male. Vabbè, ma adesso diamo un'occhiata a questo video e guardate da vicino la mia passione più grande. Ho i brividi, ragazzi, non tanto per la guida di Davide, che è qualcosa di incredibile, ma proprio per la categoria. Iniziamo subito perché mi sta scendendo la lacrimuccia. That white and orange car, number three, David Loppini, leads this heat number seven around at the moment. Behind him it's Gilberto, Pastor, Boutke, Johans, Dulac, Munk, Lomberts, Thurston and Ryskov. As we are five laps into heat number seven. And about 1.5 minutes into this race. And we've got a car rolling on the straight. He's on the outside of the track, so nice and clear from all the following cars. EV joins that safely. Doesn't affect our race either there. Loppini in the number three car. Going down the front straight one more time. So Loppini continues to lead this heat. Car number 10, Gilberto, running in second. That's the car immediately behind him on the track. Finisce così questa qualifica, ragazzi. Io ancora mi ricordo che una volta terminata la qualifica siamo riandati verso la nostra postazione nei box e tutto il team Italia applaudito Davide. Io ancora oggi gli faccio un grandissimo applauso, perché ha fatto veramente una qualifica perfetta, ragazzi. Peccato ancora per quel risultato maledetto della semifinale, che non ci ha permesso di entrare in finale e poi portare magari questo modello, questa X-Ray, nel posto che meritava, ma non tanto il modello, il posto che meritava David, perché secondo me, non dico che lo doveva vincere, ma poteva lottare tranquillamente per le prime tre posizioni. Adesso lasciamo stare i ricordi e passiamo con un altro video. Domenico Mussudo. Un po' mossa questa ripresa, ma Domenico ci indica che è alle prime armi sia con la guida che con il suo modello. Vedete dove ha messo la cam sull'alettone? Questa Inferno Neo 3.0 a cannone. Mm-hmm.
Ah, adesso si realizza anche un tracciatino. Vedete la passione, ragazzi? È questo. Un tracciato un po' piccolino che mette un po' in crisi la carburazione di questo motore, ma sicuramente sta regalando tanto divertimento a Domenico. Si conclude così il video di Domenico Mussudo, dove ci ha fatto vedere i suoi primi passi con la sua Inferno Neo 3.0, dove sta iniziando a capire come si fa a destra e sinistra. Adesso passiamo con un altro video che mi è piaciuto molto sin dall'anteprima. Euro Bruni, guardatelo con attenzione. Eyes in the sky, gazing far into the night. Bel montaggio, bravo, questo voglio vedere! E che ci ha attaccato? No, lumino il paracadute. Già ho capito. Decollo estremamente rapido. Mamma mia, ma Euro è veramente un bel pilota. E l'aereo, fammi vedere l'atterraggio, te prego. Bravo, bravo Euro, bravo, bravo, bellissimo, bellissimo, veramente un video che ho apprezzato veramente tanto, sia per l'inventiva, per la realizzazione del tuo modello, per l'omino che casca col paracadute perfetto, ma soprattutto per il montaggio video. Ancora bravo. Adesso passiamo con un altro pilota, quindi si torna in pista con Emanuele. La macchina la conosco, i box anche, ci troviamo da Nitro RC Roma. E Emanuele sicuramente ci farà vedere come va la sua Mugen MPX8. E qui si vede la novità. Già sta girando sul nuovo tracciato Nitro RC Roma 2.0. Vedete come i ragazzi di Nitro RC hanno allargato il circuito. Adesso si gira abbondantemente sopra i 40 secondi. Ancora è da ultimare, ma adesso godiamoci la guida di Emanuele. Vi ricordo Emanuele. Adesso passiamo con un altro video e parliamo di Lorenzo Ballarin. Quanto vi piace tagliar gas, vi piace tanto, eh? Siete peggio di me, bravi ragazzi. Vediamo Lorenzo in action su un circuito che non ho la più pallida idea di dove si trovi, però è un bel circuito, sinceramente, bello grande. Magari c'è da togliere un po' d'erbetta, un po' qui, un po' lì, però l'importante è divertirsi. Non male come guida Lorenzo, deve lavorare un pochino con il gas perché sentite un po' on e off, bababam, bababam. Però il ragazzo non ha paura di darglielo tutto. Ah, non va male per niente sta macchina, eh.
Bel video anche tu, Lorenzo. Non me l'aspettavo, sinceramente. Il video è partito un po' mosso, che tu ci facevi vedere. Mi aspettavo un video un po' così, invece mi hai fatto vedere che hai veramente una bella guida anche tu. Adesso, ragazzi, passiamo con un video di una persona che, sinceramente, dal suo nome e cognome mi aspetto tanto. Raffaele Pauroso. Lo sarà anche il suo video? Semplice ma efficiente. Bravo Raffaele, un bel video, un bel montaggio, veramente bravo, mi hai fatto venire voglia di comprarmi un altro X-Max. Vabbè, ma quello so cose mie, poi lasciamo stare. Ragazzi, adesso siamo arrivati all'ultimo video di questa puntata. L'ho lasciato per ultimo perché per me merita di più, quindi proprio per farvi vedere tutto il video fino alla fine ho deciso così, lo lascio all'ultimo perché questo video mi fa capire la passione che si ha quando si è piccoli, quando si inizia con il modellismo, quando guidare un modello radiocomandato è un sogno. E qui Michele Giangreco ci fa vedere come sta realizzando i suoi sogni. LC Racing, l'1-14, ragazzi, spettacolare. Vi ricordo che ho fatto un video su questo modello. Eccolo il piccolo Michele che si sta preparando per partecipare alla sua gara. Vedete come ha messo sul banchino del setup la sua LC Racing e si trova adesso in gara. La pista è quella dei Giardini Naxos, categoria unica, tutti con la LC Racing 1-14. Chissà come è arrivato alla fine Michele, vediamolo! Ma sa come vanno ste LC Racing stradali, oh! Sono proprio carucce! Qui nel suo laboratorio, dove sicuramente prepara la sua LC, la rende veramente cattiva, la più performante, pronta per vincere le gare. Ma poi guardate che telaio, ragazzi, è un 1-14, è veramente ben fatta. Vi anticipo che prossimamente le troverete sul nostro online shop. Si conclude così il video di Michele, dove speravo di vederlo a podio, però mi pare che nella sua email di presentazione mi ha detto che è arrivato quinto. Un ottimo risultato, bravo Michele. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Da una parte dico finalmente, ma dall'altra sono veramente curioso di annunciare il vincitore. Vi ricordo che alla fine, ragazzi, ci sarà anche il mio voto, che avrà un valore di 100 preferenze, e il video che riceverà il mio voto sarà quello che avrà avuto il miglior montaggio video. Quindi adesso datevi da fare, cercate di ottenere più preferenze possibili e ci vediamo l'11 novembre con la presentazione del vincitore di questo contest, che vi ricordo vi regalerà un premio unico. Iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!